Ok. A parte che questa host comunque è fenomenale, cioè veramente è una host incredibile, pazzesca. Cioè la sento in loop praticamente da ieri che la sento in loop, anche perché ieri ho fatto qualche cosina, non ho fatto tutto ciò che volevo fare in realtà prima di finire il gioco, semplicemente perché avevo paura di... Perché allora sono già abbastanza forte. Come team, come tutto in generale, o comunque un team finale, tra virgolette, molto forte. Quindi ho paura che qualora avessi livellato ancora e avessi fatto, diciamo, altre sezioni di gameplay, possibilmente sarei arrivato un po' troppo rotto alla parte finale e non me la sarei neanche goduta. Probabilmente non me la godrò neanche adesso, perché sono già estremamente forte, secondo me, rispetto agli standard di gioco, che tra l'altro rispettano quasi quelli degli altri Shuikoden, perché sono appunto a livello 60, 60, ora 64 ovviamente con i personaggi, diciamo, quelli fissi, ed è bene o male lo stesso livello con il quale ho completato Shuikoden 2 la prima volta che ci giocai. Ero al 59 addirittura, se non mi ricordo male, la prima volta. Quindi, cioè, sono lì. Fondamentalmente parlando, sono lì. Ero bene o male agli stessi livelli. Quindi, diciamo, non mi sorprende, non mi stupisce più di tanto il fatto che sia arrivato al 64 e che praticamente stia concludendo questo titolo in generale. Il team che sto usando ora è un team particolare, perché sto usando praticamente i protagonisti del primo Eiyuden e i protagonisti del secondo Eiyuden, e tutti quanti insieme fanno un attacco speciale che ho voluto vedere, che ho voluto provare, molto molto figo. Ma questo qua comunque non sarà il mio team finale. Il mio team finale ovviamente sarà diverso, anzi andiamolo a comporre già ora, anche se penso che poi comunque me lo faranno ricomporre dopo. E andiamo a concludere questa avventura. Andiamo a vedere la fine. Adesso che il comandante nuovo è qui, vogliamo discutere dei progressi della controffensiva? Non posso credere che sia passato un mese dalla grande battaglia. Addirittura, come hai risaputo, abbiamo inviato delle forze a liberare le città occupate dalla Lega. Il generale Cassius e Aishan, il generale Elektra ad Atraba e il guardiano Wave a Yharnam. Tutti e tre mi hanno fatto rapporto. Le loro operazioni sono state un successo. Quindi abbiamo riconquistato tutto. Ecco, questa è una parte che hanno proprio letteralmente tagliato dal budget di produzione del gioco, perché avremmo potuto fare le campagne, le battaglie campali per riconquistare le città con nuovi personaggi. La fortuna è finalmente dalla nostra parte. Ho provato a convincere Cassius a portarmi con lui, ma... Anch'io sarei voluto andare a Yharnam, ma Wave ha detto che potevano cavarsela senza di me. Vabbè. Volevo essere lì per la liberazione del mio villaggio, ma secondo lui ero più utile qui. Ciao, Sakina. Il generale desiderava semplicemente tenerla lontana dal pericolo, maestà. Lo so, ma comunque... Un'informazione certa è che la campagna militare dell'impero è ormai debole. Una delle cause scatenanti è stato il nostro successo nella missione di salvataggio del giovane imperatore, che ha portato l'opinione pubblica a rivoltarsi contro il duca. Ah, l'hanno salvato! Il tenente Sein merita grandi elogi per l'esecuzione impeccabile di questa missione difficile. Non ce l'avrei fatta senza il suo aiuto, quello di mio padre e di molti altri. Anche l'ufficio dei servizi segreti è venuto in nostro aiuto, dopo aver riscosso alcuni favori. Quindi si è totalmente ribaltata la situazione. Dobbiamo approfittare di questo momento e attaccare il duca Aldrich nel suo territorio. Esitare equivale a dargli la possibilità di riorganizzarsi. Eh sì, ragazzi, siamo decisamente alla fine. Conoscendolo, starà già escogitando un piano per riottenere potere. Oh, Sciarpino! Bentornato! Ciao, Sciarpino! Ciao, Sciarpino, buonasera, bentornato. Conoscendolo starà già escogitando un piano per riottenere potere, e se avrà tempo a sufficienza ci riuscirà. Non c'è da preoccuparsi, non gliene daremo la possibilità. Se combatterai di nuovo contro di lui, questa volta verrò con te.
Ecco, vedi. Sono Mairan Kai toste. Prima ancora di quello dovremmo liberare Eltis Wise e usarlo come punto di partenza per l'invasione. Ah, allora c'è la campagna. Beh, è giunto il momento. Quando ci muoviamo? Milady, forse dovremmo aspettare di avere... Cosa? Finto? Vinceremo gli Yankees, è ovvio. Questo è lo spirito giusto. La vecchia casa della guardia è un posto speciale per noi, senza dubbio. Al momento Eltis Wise è nelle mani del generale Chapel Winlart, rifugiatosi lì dopo aver evitato la cattura a Ishan. Come precedentemente discusso, inizieremo l'attacco prima del ritorno dei generali Cassius ed Electra e del guardiano Wave. Ah, proprio diretto. Sei pronto? Assolutamente sì. È arrivato il momento di liberare Eltis Wise. Quindi è battaglia campale o battaglia normale? Non dimenticate a chi appartiene Eltis Wise. Oh, non l'abbiamo dimenticato. Perché appartiene a tutti noi. Oh, beh, ve lo concedo. E giustamente la casa sua è da dove siamo scappati praticamente all'inizio del gioco. Ah, battaglia campale. Bello, mi fa piacere. Stavo proprio dicendo, cioè stavo proprio pensando questo tra me e me. Ovvero il fatto che in realtà all'interno del gioco ci sono state poche battaglie campali. Mentre invece mi sarebbe piaciuto comunque averne... qua sono praticamente tutti obbligatori tranne lei. Anzi no, anche lei alla fine possiamo mettere, però ci sono tutte le unità. Ecco, vedi, per esempio questi qui li possiamo togliere in favore di questi che sono più forti, hanno tutti 120. Addirittura lì abbiamo una cavalleria che è incredibilmente forte. 110, 110 e 140 addirittura. Minchium. Abbiamo anche una bella cavalleria lì. Abbiamo una bellissima cavalleria. Sembra quasi un peccato tenerla in quel modo. Sembra quasi uno spreco. Eh sì, metto questa. E come truppe fanti, in realtà, ecco, loro li potrei cambiare e metto loro. E anche quelli in realtà sarebbero, anche loro ci sarebbero buoni. Niente, teniamo così. Allora, qui abbiamo loro. Ah, qui abbiamo addirittura i draconici schierati con lui. Io sono con Sign. Va bene, ci sta. Mi piacciono queste formazioni. Al contrario, adesso siamo noi a invadere loro. Scacciamo subito quei bruti dalla mia città. Apprezzo il suo entusiasmo, Milady, ma forse urlare ordini non è la cosa migliore. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Esatto. Il cammino che ci ha condotti a oggi è stato lungo e travagliato. È impossibile non lasciarsi trascinare dall'entusiasmo. Bene, allora chiudiamo questa faccenda una volta per tutte. Eccoli. Al diavolo, non può finire così. Mantenete la posizione. Ricordate il vostro debito con il Duca Albrecht, colui che vi ha risollevato tutti dall'oscurità. Mostrate a quei cani che la gloria dell'impero non tramonta mai. Tra l'altro è da solo lui. Lui è da solo, non ci sono altri generali con lui. Vedete, ci sono soltanto truppe classiche. Ah, proprio avanzano automaticamente. Cioè proprio siamo... Via. Ah, vedi, lui si sta spostando da quell'altro. Ma che diavolo? Quello è un carro armato runico. Quindi Kessling è qui, quel marmocchio traditore.
Non immaginavo che ci saremmo ritrovati di nuovo in questa situazione. Rispetto all'ultima volta mi sembri più sereno. È vero, all'epoca il tenente... Beh, quello è il passato. Tenente, dai ordine e facciamoci strada verso un futuro più luminoso. Ben detto. Mirare verso i cancelli principali e... Fuoco! Vai! Boom! Pronti! Siamo pronti! Allora avanzano proprio automaticamente, cioè proprio si stanno... Pazzesco! Allora, comando legione, infliggi danni alla legione nemica adiacente. Ah, proprio così, già di su. Non me li fa fare i danni? Attacco e difesa magica. Ok, vabbè, qua di... qua... ok. Rafforziamoci. Ah, è perché nella zona... Ah, ho capito. Certo, non è dove sto andando, è lì dall'altro lato. Ok, noi andiamo da questo lato. Noi invece andiamo dritti per la nostra strada. Allora, arcieri più. Ma a me piacciono un casino le battaglie campali. Io vorrei proprio un gioco solo per le campagne campali. Qua ci potenziamo tutti. Peccato lì al centro che non la sfruttiamo questa cosa. Ok, noi andiamo da questo lato e via! Qui ora ci mettono le pedane. Sacchete! E via! Ah, sono avanzati anche quelli. Vabbè, ma qui prendono gli schiaffi e infatti già si stanno ritirando. Qui invece sono tre bastardi, si sono uniti. Anche lì si sono ritirati. Lì a destra ci ritiriamo noi, mi sa. Perché loro sono in tre e sono venuti a pushare duro. E infatti stanno tornando indietro. Va bene, ma ora avanziamo noi e gli facciamo il culo. Allora, qui aumentiamo tutto. Potrei ridurre effettivamente l'attacco di qua. Bene. E anche la difesa. Bene. Qui facciamo danni. Bello. Aumentiamo pure gli attacco magico, tutto. Proprio ci pompiamo. Qui ci mettiamo anche le difese. Visto che ora segne, non si può muovere. Anzi, tu fai una cosa, nulla mossa. Tanto non ti puoi muovere. Quindi, a posto così. No, soccorso non c'è bisogno. Ok, qua facciamo così.
qui ci spostiamo così, mentre invece l'oro li spostiamo da questo lato. Loro non si possono spostare, quindi siamo a posto. Vabbè, qui li massacriamo. Qui li massacriamo proprio. Infatti si sono ritirati praticamente. Ora qui li abbiamo messi con le spalle al muro, quindi in teoria si stanno unendo. Si stanno unendo lì. Tra l'altro una sola unità, perché una viene distrutta. Esatto. Quindi tu spostati qua. Tu spostati qua. Noi ci spostiamo. Noi di lato non ci possiamo andare lì, mannaggia la pupazza. E va bene, qui facciamo così. Madonna, li abbiamo circondati come gli scarafaggi proprio. Li abbiamo completamente massacrati. Li abbiamo completamente massacrati. Ok, noi ora ci spostiamo tutti da questo lato, mentre invece loro li spostiamo da questo lato. Noi ci facciamo bella tenacia, così siamo più resistenti. E siamo a posto. E l'abbiamo letteralmente circondato. Madonna, li abbiamo disintegrati. Perfetto, a posto. Ok, lui sta andando lì ad attaccare. Noi invece ci spostiamo. Ok, loro hanno attivato la difesa aumentata, noi abbiamo attivato l'attacco aumentato. Beh, vabbè, in teoria si ritirano loro. A meno che non li sciottiamo addirittura. Che loro sono comunque in minoranza. Cioè lui è in minoranza in realtà. Si è ritirato però. Meglio, così ci andiamo con la mia unità a finire il lavoro. Come giusto che sia. E facciamo la resistenza fisica e magica. E via! Come giusto che sia, ti veniamo a dare il colpo di grazia. Poffete disintegrati, subito. Rivedete il controllo della città in fretta, via. Ora, forse lo combattiamo? Lo combattiamo come boss? Eltiswise riconquistata. Dai, forse lo combattiamo come boss?
Sempre passato un'eternità da quando siamo fuggiti da questo posto. Ma conosciamo ancora la città meglio di chiunque altro, perciò facciamo il nostro dovere. Bene, voglio quei farabutti fuori dal mio palazzo. Chi porterai con te? Eccoci qua. Eh sì, mi sa che il team è questo. Oh no, devo portare Gar necessariamente. E Gar lo mettiamo qua. Easy, qual è il problema? Lo mettiamo nel convoglio. Ci siamo? Bene, mettiamoci al lavoro. Via. Ah, vedi, ci sono i posti di blocco. E l'alleanza scappa da gambe levate. Oh no, sono scappati quelli. Fuggite, sì, fuggite. Sanno che non possono sconfiggermi. Dove andate, codardi? Mantenete la posizione. Mi dispiace. E mi dispiace. Siamo decisamente più forti del normale. Siamo un po' troppo forti, mi sa. Ma va bene lo stesso. Ora qui ci sono gli altri. Sì, sembra un po'... Anche se in realtà... Non andrete oltre. Poverino. Non ci crede neanche lui. Tra l'altro Lin è velocissimo. È incredibilmente veloce. Perfetto. Ed in un turno praticamente li sciogliamo, quindi buono. Mi dispiace, ma c'eravate d'intralcio. I prossimi chi sono? Ci riprenderemo Eltiswise, perciò fatevi da parte. Ah. Neanche ci colpiscono. Cioè, talmente siamo forti che neanche ci colpiscono. Cioè, facciamo la schivata automatica praticamente. Perché abbiamo un livello di abilità troppo alto. Quindi facciamo automaticamente la schivata. Cioè, siamo arrivati a questo livello. Praticamente è come se stiamo giocando coi cheat praticamente. Forza, ci siamo quasi. Ma ancora dobbiamo andare poi alla sezione quella... Ah, eccolo! Quindi è un boss. Lo affrontiamo come boss. Fate qualcosa, idioti. Dobbiamo mantenere il controllo della città. Non possiamo permettere che l'alleanza attacchi le terre del duca. Sarebbe la fine per casa Winlart. No. È la fine per lei, generale. Quel Kessling maledetto, come osi farti vedere qui, traditore? Il duca Aldrich è il vero traditore. Ha tradito l'imperatore e gli ideali dell'impero. Giustizia deve essere fatta. Maledetto.
Forza. Giusto. Prima lo facciamo, meno dovremo stare ad ascoltare. Boss fight. Bellissimo. Oh, Chapel. Chapel boss fight. Tra l'altro siamo anche più veloci di tutti quanti. Debolissimo. Prende un fottio di danni, prende. Cioè, guarda, prende più danni dei soldati. Martello di Thor. Minchia, però Madonna, magicamente è forte però. È molto forte magicamente. È molto forte magicamente. Infatti lui, vedi, ha le mani in tasca. Non attacca. Madonna mia, 989 gli attacchi. Madonna mia, quanto minchia gli ha tolto. Così dovrei fare ancora più danno in teoria. Che però io attacco prima. Aspetta un secondo, posso buffarlo? Allora, aspetta un secondo. Allora, lei attacco. Ah, c'ho Lin. Posso buffarmi con Lin? In teoria posso buffarmi con Lin. Metto spada del dio fuoco. Oh, vediamo se riusciamo a toccare i 1000 danni. Vediamo se riesco a toccare i 1000 danni. Madonna, 1204. L'ho completamente sciolto. Vabbè, è morto praticamente. Madonna, 958. Runa della tempesta. E niente, addio. Quanti turni ho fatto? 3? 4 turni? Boh. 3-4 turni ci sono stato. Il mio futuro era ormai assicurato. Assicurato. Là con Allianz. Wow, mi era mancato questo posto. Mi fa piacere vedere che non è cambiato. Per fortuna gli invasori non hanno fatto nessun cambiamento drastico. Senti, Mimi, una volta che sarà tutto finito, che ne dici di riunire la guardia qui a Eltiswise? Sembra un'idea divertente. Conta su di me. Che idea brillante. Non siate precipitosi. Anche se ammetto che l'idea è interessante. Non credo di averti mai ringraziato come si deve, Nova. Oh, attenzione. Per aver mantenuto la promessa, intendo dire. Non sarei mai riuscito a tornare a casa se non fosse stato per te. L'unico mio desiderio è stato sempre che mio padre mi elogiasse. Oh, mi ha amata molto e mi ha sempre dato tutto ciò che volevo, ma sapevo che avrebbe preferito un maschio e avevo il terrore di non essere abbastanza.
Dopo la sua morte fissai un obiettivo. Giurai che avrei lottato duramente e sarei diventato una persona di cui sarebbe stato fiero. Questo obiettivo è ciò che mi ha reso forte. È stata la mia benedizione. Lo credo fermamente. Noah, la nostra avventura è agli sgoccioli. Sei pronto? Aia, perché me lo dici? Non me lo ricordavo. Agli sgoccioli? Esatto. Ma non ho ancora cancellato quel sorrisetto viscido dal volto di Aldric. L'avevo promesso, ed è una promessa che intendo mantenere. Perché mi ricordi che sta finendo tutto? Non me lo devi ricordare, Perriel.